un papa che sciava. Durante gli anni di pontificato, il papa aveva coltivato la passione per la montagna semplicemente con lunghe passeggiate durante l'estate, sognando forse la neve della sua Polonia, o forse negli ultimi anni alzando lo sguardo oltre le cime delle montagne per guardare il cielo al quale si avvicinava sempre di più man mano che il suo passo diventava meno fermo. Sempre di più. Si sta avvicinando il momento in cui dovrò presentarmi davanti a Dio per rendergli conto della mia esistenza. Così disse il Papa durante uno degli ultimi compleanni. Adesso è là, oltre le vette delle montagne più alte. Adesso è là, dietro quel sole, e in compagnia del sole che lo ha guidato durante la vita su questa terra. Su questa terra Giovanni Paolo II lascia la contrapposizione tra bene e male. La contrapposizione tra l'amore di se stessi e l'amore di Dio. Lascia la testimonianza che è possibile per l'uomo camminare su questa terra verso la città di Dio, dove abitano verità e santità e dove finalmente la pace si chiama eternità. Ma a tutti gli uomini che rimangono su questa terra, Giovanni Paolo II lascia questa certezza granitica, granitica come la sua fede. Il mondo non è solamente retto e guidato da noi, è guidato dalla provvidenza divina, e la storia del mondo non è solamente storia dei popoli, dei stati, ma è storia della salvezza.